nostra casa e lo faccio proprio volentieri perché spesso nello stare vicino a queste persone mi sono proprio detta che nel venire in Italia dovevo come essere un po' la loro voce, no? Perché tante volte sono vite così nascoste che uno neanche si immaginerebbe che le persone possano soffrire ancora così tanto per la mancanza delle cure mediche. D'altra parte mi costa sempre parlarne perché sono comunque persone che diventano care, che ho visto soffrire, stare male, ho sofferto anch'io insieme a loro e così mi viene sempre un po' difficile, no? Rivangare, ricordare, raccontare. Provate a immaginarvi cosa voglia dire ammalarsi in Perù, dove le persone vivono a 7, a 15, anche a 20 ore da Lima, che è l'unica città dove ci sono gli ospedali più attrezzati. Immaginatevi persone che sono abituate a coltivare i campi, ad allevare gli animali, che devono lasciare tutto e trasferirsi in una città che non conoscono e di cui anche hanno magari molta paura, senza sapere a volte chi si prenderà a cuore le loro quattro cose che lasciano sulla sierra, col rischio di perdere anche il poco che possiedono. A volte non si rendono tanto conto di che cosa voglia dire la malattia di cui soffrono, a volte se ne vergognano. Così proprio il senso della nostra casa è quello di accogliere queste persone che ci vengono mandate dalle varie spedizioni e accoglierle così come chiunque potrebbe accogliere un proprio familiare che ha bisogno di essere accompagnato. Li portiamo in ospedale e ci preoccupiamo di cercare un posto dove speriamo che possano risolvere il loro problema. Entriamo dal dottore quando alla prima consulta, cerchiamo di capire il problema, cosa bisogna fare e poi dopo li accompagniamo in tutto il percorso, no? Quando sono ricoverati li andiamo a trovare, quando escono dall'ospedale vengono a casa nostra. Sono passate in questi anni tante persone, sono circa 200 persone all'anno più o meno e tante volte mi sembrava come di aver toccato il fondo, no? Come di dire mamma, una situazione peggiore di questa non ci può capitare e invece poi dopo vedi che non c'è mai fine, no? che tutte le persone che arrivano hanno una storia particolare, una storia che ti commuove. Questa sera volevo raccontarvi di Micaela, è una donna di 35 anni che vive a Pachas, che è un paesino della regione di Huánuco. Ha 5 figli, di cui il maggiore ha 18-19 anni e ha un marito con il quale non è mai andata d'accordo, un marito molto violento che l'ha sempre maltrattata. Un giorno sono per strada, stanno litigando, lui la spinge e lei cade all'indietro e in questa caduta si rompe il bacino. Non riesce più a rialzarsi, ma il marito non le crede, pensa che stia esagerando, pensa che lo faccia per farlo sentire in colpa o non so che cosa avrà pensato. Comunque sta di fatto che la prende, se la riporta a casa e poi la lascia così in casa, abbandonata. Le cucina a malapena, lei non può alzarsi, non può fare niente, ha dolore e non c'è nessuno che l'aiuta. Anche i vicini hanno paura di avvicinarsi perché sanno che il marito è così, è violento, non sanno mai la reazione che può avere. Il marito addirittura la mette incinta in questi mesi in cui lei rimane a casa. Così il padre Maurizio, che è il sacerdote della parrocchia di Pachas, arriva a conoscere questa situazione, si interessa, si avvicina, la fa vedere nell'ospedale più vicino e lì gli consigliano di mandarla a Lima. Così la carica lui sulla sua jeep, su 4 materassi e la porta a casa nostra. Io mi ricordo benissimo la mattina, sono arrivati, che noi avevamo appena fatto colazione, avevano viaggiato tutta la notte, è entrato questa jeep nel nostro giardino, insomma nella casa, e
E quando sono andata a aprire la portiera dietro, ho visto solo questi materassi e un mucchietto di stracci in cima. Quasi lei non riuscivo neanche a vederla, no? Tanto era magra, tanto era proprio deperita, come un mucchietto di ossa, e uno sguardo proprio disperato, di una gran sofferenza. La mattina l'abbiamo portata subito in ospedale e siamo stati fortunati, perché comunque i medici che l'hanno vista hanno capito la situazione, si sono commossi, si sono impressionati, hanno capito che c'era qualcosa di strano che non andava. C'era un posto libero, quindi è stata subito ricoverata. E così nel giro della mattinata l'abbiamo messa a letto, l'abbiamo pulita, rinfrescata, cambiata. E pian piano vedevi come anche lei si riprendeva, no? Cambiava lo sguardo. Quando è arrivata vi racconto un po' com'è l'ospedale. È l'ospedale più fatiscente di Lima, praticamente. È uno stanzone enorme dove ci stanno dai 40 ai 50 pazienti tutti insieme. Le hanno messo addosso un pigiama che era come un camicione spesso, così senza forma, senza... E le hanno portato una minestra di cui tutti i nostri ammalati si lamentano, no? Una minestra senza sapore, senza... Lei invece era felice, si sentiva finalmente seguita, protetta, e mangiava questa sopa e ci ringraziava, no? Diceva... È da mesi che non mangio qualcosa così. Mio marito non era capace di cucinare, prendeva 4 verdure, le buttava in pentola e si mangiava così quello che c'era. Micaela è stata ricoverata più di un anno in ospedale. Appunto i medici fin dall'inizio avevano capito che c'era qualcosa che non andava, perché una persona non può rompersi il bacino per una caduta così... di poco conto, no? Una caduta per strada. Quindi hanno cominciato ad indagare e hanno scoperto che aveva un tumore delle ghiandole paratiroidi, che praticamente aveva provocato un indebolimento delle ossa. Le sue ossa erano diventate fragilissime. Anche solo nel girarla nel letto, un'infermiera, che non è stata particolarmente delicata, gli ha rotto un braccio. Proprio perché le ossa erano diventate come dei biscotti secchi, come di vetro, fragilissime. E, tra l'altro, lei appunto aspettava anche un bambino. Quando è arrivata in ospedale era il quarto mese. Per cui hanno dovuto aspettare che il bambino crescesse. Quando è arrivato agli 8 mesi gli hanno fatto il cesareo. E poi dopo hanno operato anche lei. Gli hanno tolto il tumore e l'hanno tenuta sotto controllo. E hanno iniziato delle cure molto forti di calcio per cercare di consolidare le ossa. Così durante questo anno in cui è stata ricoverata è diventata un po' un caso, no? Sono arrivati subito giornalisti, sono arrivati dal ministero, è venuto il ministro a visitarla. Tutto un gran scalpore iniziale, no, intorno a questo caso che aveva colpito tante persone. Poi dopo però concretamente, in tutto questo tempo in cui lei è rimasta ricoverata, sono stati più i familiari, le persone che erano ricoverate vicino a lei, che si commuovevano e l'aiutavano, no? Come che l'aiuto più concreto è arrivato poi dalle persone più umili. C'era chi le portava qualcosa per il suo bambino, c'era chi andava a fare magari una coda per le medicine. Noi andavamo tutti i giorni a vederla, a comprare quello che mancava. E pian piano lei è migliorata. Il suo bambino l'ha dovuto affidare a una nipote che lo sta crescendo tuttora. E così tutti gli altri figli sono stati sparpagliati. Chi da un fratello, chi da una sorella, chi dalla nonna,
tutta una famiglia sfasciata allo sbando. Dopo un anno e qualche mese, è ritornata a casa. È arrivata in barella e l'abbiamo messa in una stanza e poi pian piano, nonostante nessuno di noi se l'aspettasse, pian piano ha iniziato a recuperare, ha cominciato a mettersi seduta, ha cominciato a muovere qualche passo. Le fratture sono guarite così spontaneamente, no? Da sole, quindi si sono saldate male e lei non riesce a camminare, cioè riesce proprio a fare pochi passi e poi dopo deve sempre appoggiarsi, non ha tanto equilibrio. Non è più operabile perché proprio per tutta la situazione delle sue ossa non si può fare nient'altro, non possiamo migliorare più di quello che è già avvenuto. E così vive ancora con noi, ha fatto un tentativo di ritornare a casa sua, di ritornare a Pacias, però non ce la fa, non ha modo di lavorare, non ha modo di camminare dove il terreno è molto sconnesso. E così è lì con noi. E tutte le volte che penso alla sua storia mi chiedo, no, dove abbia trovato la forza di affrontare una situazione così. Mi colpisce sempre tanto perché nonostante tutto quello che le è successo, è come che lei non ha mai cercato di trovare un colpevole, no? Nonostante appunto anche queste... Nonostante la fatica, no, di la sofferenza di aver vissuto anche con un marito così che l'ha sempre maltrattata, però in lei non ho mai sentito rabbia, non ho mai sentito come la disperazione di non sapere, di dover per forza incolpare qualcuno, no? Come una serenità di fondo di accettare tutto quello che la vita le ha. Tutto quello che la vita le ha portato. Anch'io nello stare vicino a lei mi sono sempre sentita così, che non avevo il diritto di lamentarmi di niente. Tante volte magari, soprattutto nei giorni in cui era arrivata a casa nostra, era un momento in cui mi sentivo un po' appesantita, in cui avrei voluto mi veniva da voler lasciar perdere tutto, no? E nel vedere invece una donna così, proprio mi sono detta non hai il diritto di lamentarti di niente, anzi devi solo ringraziare tutto quello che hai ricevuto e andare avanti. E così mi sembra con tutte le persone che passano dalla nostra casa, è come che star loro vicino vuol dire proprio prenderle a cuore, prendermi a cuore la vita di ciascuno, come sentire che tocca a me per prima. E mi viene proprio da vedere quanto sono piccola, quanto non ci riesco, quanto comunque abbia solo un gran bisogno di affidare tutte queste persone a qualcun altro. Anche se poi faccio finta d'essere tanto pieno, quella vena di malinconia dietro ai miei sorrisi falsi fatti per amore. Ma ti spalle al muro perché bruda è la realtà, ogni giorno c'è chi se ne va. Tasche piene di certezze così stupide. Certi giorni sono così stufo, chissà Dio dov'è finito, dove l'ho cacciato. E non ho più lacrime per niente, non vorrei però
tanto indifferente.